e quanto sono a tema. Infatti ogni anno abbiamo visto che abbiamo avuto dei temi diversi, siamo partiti con quello giapponese anni 70 l'anno scorso e quest'anno abbiamo il western. Ma ti dirò di più, Julie, quest'anno sono riusciti a mettere anche i cani a tema. Bene, ottimo. Sono stati veramente più spettacolo, veramente fantasiosi, ma non dobbiamo svelare quello che succederà, sarà il pubblico. Allora, non perdiamo tempo, chiamiamo i giudici che faranno questo contest per noi. E Anne-Marie Klass. Un applauso, grazie. Laurent Heinesche. E Karim Bergelund. Non fatevi sgridare già da adesso, signori, applaudite, forza, dateci dentro. Ma dove li trovate tre giudici così, dai? Adesso abbiamo otto allevamenti che si sono registrati a questo contest, che oltretutto ci sono stati anche i voti online, quindi in questa occasione adesso abbiamo i giudici che li giudicheranno e avremo un vincitore. Dopo le ore 14 avremo anche il vincitore prescelto dal pubblico, sia da casa. Ok, quindi fino alle 14 avete tempo per votare, dateci dentro con la tastiera. Intanto io vi presento tutti i nostri concorrenti. Entreranno in ordine alfabetico, quindi non c'è stata una scelta particolare per l'ordine. Cominciamo con l'allevamento a Mirabel. Riccardo Turba e Sharon Bellini allevano Beagle da 20 anni. Per tradizione familiare questo, allevano cani da caccia che hanno ristretto poi ai soli beagle perché hanno un carattere molto socievole e sono adatti sia alle famiglie che al lavoro. Scusate, non ho sentito l'applauso per i beagle. Il secondo allevamento a entrare è l'allevamento del Biagio, che dal 1984 Giuseppe Biagiotti alleva in Alaska Malamute. Quando ha visto per la prima volta questo cane maestoso con la coda come una piuma ondeggiante, pensate, aveva un boxer che purtroppo gli fu rubato qualche settimana dopo. Da lì è partito alla ricerca di un soggetto di questa razza e da 40 anni con amore e passione li alleva insieme alla sua famiglia. Il terzo allevamento che vi voglio presentare è l'allevamento del Grande Moro. Forza a entrare! Daniela e Nino Morocotti, pensate che ho scritto io, non riesco neanche a leggere, dal 1994 allevano solamente schnauzer medi neri. Alla domanda come lavorate, loro mi hanno risposto principalmente amando la razza e alla domenica, invece che andare a giocare a golf, noi andiamo in Expo. Quarto allevamento, quindi finiamo la riga di destra. Allevamento Armachis Wisdom. Sara Venturelli arriva con affisso i Rhodesian Ridgeback dal 1999. Quindi possiamo anche dire che alleva dallo scorso millennio, come quasi tutti gli altri, devo dire. La passione è nata quando per caso il suo primo cane è stato un Rhodesian ed è stato decisamente un colpo di fulmine che non si è ancora esaurito. Voi dovrete fermarvi dalla parte destra del palco. No, vi farà. Guarda, la vedi quella ragazza laggiù vestita da sceriffo? Ti dirà lei che cosa fare, ok? Quindi allevamento numero 5, allevamento Lysander. E Marco Galli alleva da 35 anni esclusivamente terrier nero russi. È innamorato di questa razza e si è innamorato di questa razza per la sua imponenza e contemporaneamente per il suo grandissimo equilibrio.
Sono cani da guardia e da difesa personale, selezionati, pensate un po', dall'esercito russo. E oggi sono diventati, oltre che cani da lavoro, dei perfetti componenti della famiglia. Allevamento numero 6, lo conosciamo, Lupercali. Lele Mariani, pensate, ha imparato a camminare attaccata ai bioccoli dei pastori bergamaschi di famiglia. E quando se n'è staccata, perché ha imparato a camminare da sola, ha continuato a camminare accanto ai bergamaschi. Il loro rapporto è di grande collaborazione perché, come diceva Perricone, questi cani sono dei gentiluomini vestiti di stracci. Passiamo ora all'allevamento numero 7, Moon and Stars. Forza ragazzi! Ed è Francesca Zanettin, già nel mondo dei cavalli e della cultura western, che si innamora dei pastori australiani perché li identifica come i cani dei cowboy. Ha iniziato ad allevare 9 anni fa nella provincia di Como e ha raggiunto in breve ottimi risultati a livello nazionale e internazionale. E ultimi ma non ultimi, ok, io ho già detto la prima sciocchezza, è Zettin e non Zanettin, mi perdonerà la signora. Samarcanda, ci siamo? Un minuto, devono rifarsi il trucco. Fatto il trucco? Siamo a posto? Via! Allevamento Samarcanda. Lorena Merati alleva dal 1983 Barboni Grande Mole e ha coinvolto praticamente tutta la famiglia in questa grande passione. Passione coltivata fin dalla più tenera età e scaturita dall'incontro con una femmina di barbone gigante di proprietà di un signore disabile. Questa barbona, che mi pare si chiamasse Lady, me l'ha raccontato prima, cosa faceva? Era di proprietà di un signore disabile e aveva una personalità veramente molto prorompente e marcata e aiutava il suo umano facendo piccoli numeri di destrezza e praticamente contribuiva a migliorare il bilancio della famiglia di questo signore. Julie, adesso iniziamo con il nostro sorteggio, che così almeno sappiamo chi andrà sul bolino blu e chi su quello giallo. Primo sorteggio di nascosto. Il 3. Sull'azzurro. Sì. E contro l'1 sul giallo. Adesso può partire il gruppo blu, così ci fanno il triangolo. Ricordo che comunque è un contest in cui si giudica proprio l'insieme tra il cane e l'allevatore, eccetera, e abbiamo anche questo tema western, quindi è tutto l'insieme di queste cose. Vediamo che i Beagle stanno tornando sul bollino giallo. Adesso ognuno dei giudici sceglierà quale dei due gruppi preferisce, scegliendo una pallina. E vedremo chi rimane.
Allora, sarete tutti curiosi di sapere chi rimane della prima coppia. Pallina blu. Pallina gialla. E il terzo. Siete lì in attenzione. Che colore sarà? Giallo. Rimangono quindi con noi. Rimangono con noi i Beagle. Esatto, e tornano al loro posto i componenti di Ammirabel, mentre Lysander un giro e fategli sentire quanto vi sono piaciuti. Comunque siete veramente tutti bellissimi, avete proprio preso a cuore il tema di questo Breeders' Contest. Secondo sorteggio. Due. L'allevamento del Biagio, quindi si piazza. Vedete, io non vedo blu. Il numero che scelgo, eh. Ah, no, è proprio non tutto devi. A caso, eh. Quindi numero 7. E sul giallo troviamo Moon and Stars. Quindi vediamo girare i Malamut. Bravi, meno male che ogni tanto vi ricordate di applaudire. Grazie. Girano i pastori australiani. Sempre curiosi, di vedere che cosa scelgono i giudici. Ma io infatti cerco di sbirciare, so che non devo dire niente ma sbircio. Anche perché poi ognuno di noi si fa la sua idea, certo. E quindi vuole vedere se corrisponde. Eccole qua. Però io adoro l'impegno che ci mettono in questo contest, a voler seguire bene il tema. Uno giallo. Uno blu. Quindi il terzo. Chi rimane oggi? L'ho perso, è giallo. Ok. Allora, vediamo un po' Monica cosa decide. Mentre l'allevamento Moon and Stars torna al suo posto, facciamo un bel applauso a chi esce, che è l'allevamento del Biagio. Altro sorteggio. 5. Quattro.
Quindi abbiamo visto che abbiamo sul blu l'allevamento Lysander e sul giallo Armachis. Dovremmo essere pronti per fare un giro della passerella gialla e infatti vediamo pronti Lysander. Si coordinano e partono. E voi cosa fate? Ok. Li vediamo girare, poi si fermeranno di nuovo sul blu. Vediamo anche l'allevamento della Machis che stanno girando. E vorrei farvi notare la finezza, anche i cani con la bandana. Secondo me non gli ha messo il cappello e le pistole giusto perché avrebbero disturbato l'armonia dell'andatura. Probabile, sì, sicuramente. Giulia, stanno arrivando le palline. Vedremo chi rimane. Vedremo, vedremo. Che poi non sarà finita perché ce n'è ancora una. Eh certo, c'è il secondo giro. Monica mischia perché ha paura. Mischia. Blu? Direi di sì. Direi di sì, blu. Mischia bene perché non si sa mai. Quindi giallo! E come al solito arriviamo alla seconda pallina pari merito. Quest'anno c'è proprio suspense ogni giro. Ci rimane sempre la sorpresa. Quindi suspense c'è sempre, sì. Perché evidentemente sono proprio veramente belli, quindi insomma... Sì. Penso che sono anche in difficoltà per scegliere. Non c'è uno stacco netto. Oh! Eccolo qua, l'ultima pallina blu. Quindi Lysander rimane con noi. E dobbiamo purtroppo salutare Armachis Wisdom con i suoi Rhodesian Ridgeback. Ci rimangono solo due gruppi, però vediamo su che colore. Quindi il primo sarà quello sul blu, Sorteggiamo solamente il colore. 8 sul blu e quindi il 6 sul giallo. Io direi che potremo partire per un giro e infatti i barboni con estrema scelta di tempo partono. Ecco a voi una rassegna dell'allevamento di Samarcanda. E ora che è arrivata Samarcanda, direi che ci farà piacere vedere una rassegna dei pastori bergamaschi. Ecco a voi l'allevamento a Lupercali.
Noi stiamo zitti apposta per sentirvi applaudire, però, eh? Oh, grazie, grazie. Ecco, anche i pastori bergamaschi sono arrivati e vedo Monica già pronta con le palline. Chissà se saranno giudizi omogenei anche questa volta, Giulia. Vedremo. Ecco qua, facci sapere. Uno blu. E quindi un punto per i barboni grande mole. Uno giallo. E non ci vogliamo smentire, anche questa volta pari di merito. Respirate per favore. E rimangono giallo con noi i pastori, quindi un bel giro per i barboni grande mole che salutiamo con un grande applauso. E adesso Giulia, sbaglio o ci sarà un altro sorteggio? Perché sì, sono certo, di nuovo. Perché ne sono rimasti quattro. Quindi qui, di questi quattro vediamo l'altro sorteggio. Quindi sempre due contro due. Sì. Senti, Monica, facciamo una bella cosa. Spostiamo uno di loro dall'altra parte così siamo un filino più armoniosi. Aspettiamo che Monica diriga il traffico. Sì. Che ce ne sposti uno dall'altra parte. Così anche per le fotografie veniamo meglio, non ti pare? Certo. Ok, perfetto. E ora vediamo che cosa succede. Cosa tiri su, Giulia? Fammi sapere. Sempre a casaccio, eh? Certo. Non guardo neanche. Non guardare, non guardare. E non voglio favorire nessuno perché sono veramente proprio tutti belli. Per me potrebbero vincere tutti oggi, infatti, eh? C'è poco da favorire, nel quindi, senso che... Uno. Il numero uno, quindi avremo di nuovo blu con noi. Allora, ora vi dico chi è il numero uno. Ammira Bailey, Beagle. Beagle sul blu e sul giallo. 5. Lisander. Ah, quindi abbiamo fatto tanto per farli simmetrici e abbiamo pescato tutti quelli. Lo so, è una sorpresa. Hai ragione, hai ragione. Io ci ho provato, ma come al solito non va mai bene niente di quello che preannunci. Ok. Cani molto grandi da una parte, cani piccoli dall'altra. Da caccia, da difesa, sono proprio due tipologie diverse. Sì, però ricordiamo, come abbiamo detto prima, che comunque va anche in base al tema, alla coreografia che creano, non è un'esposizione. Non è come l'esposizione normale. Senza ombra di dubbio. Ed ecco i Beagle, bravo pubblico, bravo chi ha cominciato a capire come funziona. Mi piacete ragazzi, così si fa. Guardate, anche i Beagle sono più contenti quando applaudite. Eccoli lì. Benissimo, e l'allevamento a Mirabel si ripiazza sul tappeto blu. E ora? I terrier nero russi, Lisander. Forza con le mani, dai, applaudite. Bravi, bravi. Bravissimi. Eccoli i nostri cowboy che si riposizionano sul tappeto giallo. E ora tocca ai giudici. Noi abbiamo guardato, ora vediamo loro che cosa dicono. Io non riesco a vedere neanche di qua. Sbircio, ma non... No, neanch'io, non guarda, riesco a vedere niente. Non ti fanno vedere niente, tutto coperto, tutto, tutto segreto. Di nuovo un'altra sorpresa. Tutto segreto, Monica, mischia. Mischia. Allora. Giallo. Terrier nero russi, 1-0. Secondo gol. Secondo gol, vediamo chi lo fa.
giallo. E allora ormai sappiamo, quindi anche il terzo gol, però sarete curiosi lo stesso. Certo. È giallo. All'unanimità. Però i Beagle vanno salutati comunque con tutto il nostro calore, perché ci hanno messo un sacco di impegno e hanno superato comunque il primo step del nostro contest. Un bel applauso ad Amirabel, i Beagle di Amirabel. Eccoci qua, sono rimasti solo loro due, però dobbiamo stabilire sì, chi va sul blu, sul giallo. Ok, ok. Vai Giulia, questo è compito tuo. Allora, sul blu va il 7. Il 7, che ti dico che è Moon and Stars. Quindi pastori australiani sul blu. Eh beh sì. Il 6 sul giallo, ma non aspettate neanche, già, in effetti avete ragione. E siamo quasi arrivati al termine, perché dopo abbiamo solo la finale di quello che scelgono i giudici. Certo, perché Giulia, come vi ricordo che state anche votando da casa. Io sono solo preoccupata che abbiamo lasciato qualche pallina che non andava lasciata. No, siate state brave con le palline. Allora, Bergamaschi ancora in passerella. Che oltretutto, d'accordo gli applausi ai cani, che ci mancherebbe, però queste due signore si stanno portando due cani a testa, voglio dire. Hanno la, praticamente, no, si chiama pariglia, no, la pariglia forse usa un po' di più, però ecco, non è proprio il cane al guinzaglio classico. Intanto i giudici pare che abbiano già deciso, perché vedi che sono belli decisi con le palline. Sì, sì. Proprio non è che stanno lì a pensare, a tentennare. Mischiamo, allora vediamo chi rimane con noi. Vediamo che colori vediamo. Abbiamo. Chissà chi è che rimane in finale. O i blu o i gialli. Dai. Sono in gamba. Però ne abbiamo uno blu. Ne abbiamo uno blu, quindi pastori australiani 1-0. Adesso però è cambiata un po' la tendenza. È cambiata la tendenza. Perché abbiamo un altro blu. Cominciano a essere. Vediamo un po'. Abbiamo sempre la speranza. È giusto per curiosità. Un altro blu. Unanimità. Complimenti anche questa comunque. Volta. Siete arrivati in semifinale. I nostri cowboy ringraziano. Un applauso a Lupercali, che esce con i suoi pastori bergamaschi. E siamo rimasti in finale, ragazzi. Ok. Terrier nero russi. Bene. Allora, vediamo un pochettino che cosa si può dire. Innanzitutto io ringrazierei Monge, perché senza Monge non ci sarebbe questo contest. D'altra parte è stata una cosa che ci ha accompagnato per tutti e quattro i giorni, perché noi oggi vediamo la finale, però c'è stato anche un lavoro dietro, tutti i voti da casa, tutto Facebook da controllare, da gestire. E quindi Monge, oltre ad essere il main sponsor di tutta l'organizzazione, di tutta la manifestazione dei quattro giorni, decisamente è l'unico responsabile di questo contest. Però dobbiamo ringraziare tantissimo anche tutti i gruppi cinofili, perché insomma i gruppi cinofili sono quelli che hanno messo materiale, ma soprattutto persone a disposizione per aiutare, per lavorare, e tutto questo per farci divertire, perché noi siamo qua a divertirci tutto sommato, no? Quindi vediamo un pochettino come si deve procedere. La finale, c'è poco da procedere. Tu cosa dici, Monica? Vincerà chi sarà sul bollone verde. Beh, dobbiamo verde. Selezionare bollone comunque verde. Anche se ne abbiamo due, dobbiamo selezionare chi sarà sul bollone blu. Certo, allora prima. Iniziamo a vedere il colore. Vai Giulia.
Questo lo devi fare tu. Allora, sul blu va il numero 5. Numero 5 sul blu, quindi Terrier Nero Russi. E il 7 sul giallo. Ok, pastori australiani sul giallo. Oltretutto vorrei farvi notare entrambe le coreografie, proprio western sparati. Sì, gli facciamo fare un giro. Stanchiamoli, hanno voluto vincere, che almeno si stanchino. Eccoci qua. Vai con i Terrier Nero Russi. L'ultimo triangolo. Ok. Ricordo che avete ancora tempo per votare online. Eh sì, fino alle 2. Non so che ore siano, non hanno tanto tempo, però qualcosa no. C'è ancora. Sono le 13:39, quindi. Beh, una mezz'ora, 20 minuti. 20 minuti potete. Per far vincere i vostri preferiti, perlomeno li vedete adesso qua nel ring, potete ancora scegliere. Eh sì, adesso possono votare con più serenità dopo averli visti. Ed ecco il momento degli altri cowboy. Pastori australiani. Ecco qua. Vedi che anche il pubblico si sveglia un pochettino. Insomma. Quando siamo alla fine hanno capito cosa devono fare. Certo. Il pubblico è sempre così. L'ultimo giorno in genere mi tocca correre un po' meno per intervistarli anche. Intanto. Ma io sono davvero curiosa, perché. Sono belli, tutti sono belli. Sì. I giudici con estrema sicurezza hanno votato, sono stati molto decisi. Allora, vogliamo ringraziare soprattutto i giudici che hanno partecipato a questo contest, perché ci hanno dato il loro tempo per poter fare questa cosa. Quindi prima di tutto ringraziamo Anne-Marie Klass, che può andare al podio. Lauren Dynesch. E Karin Bergelund, grazie. E ringraziamo ancora la Monge che organizza questo contest, che ogni anno ha un tema diverso, ma prende come spunto il fatto del divertirsi proprio con il cane, di poter fare una presentazione a questi allevamenti che lavorano veramente in maniera professionale, però ci vogliono dimostrare anche la loro parte un po' festosa, un po' di spettacolo. Da Julie, visto che i giudici sono stranieri, perché non li ringrazi in inglese? Perché poverini ci hanno sentito blaterare per più di 20 minuti e non riescono a seguire i nostri discorsi. So I'd like to thank you for coming here and doing this contest and choosing which breeders you preferred best, but it wasn't only just the dogs, but it was the whole choreography that you chose. And so we want to see vorremmo vedervi correre in giro, poi vi dirò esattamente chi ha vinto, Vuoi proprio sfiancare in poche parole. Ok. Ed ecco i pastori australiani, ma ormai lo sapete un anche voi. Un applauso. Seguiti dai Terrier Nero Russi. Due giri, mi raccomando, forza, due giri, dai. Allora, uno blu, uno giallo, è il vincitore assoluto di questo contest, poi vedremo anche quelli da casa, è quello blu! Hanno vinto il Terrier. Ma complimento anche ai Moon and Stars, perché siete stati veramente bravissimi. Wow, che mega coccarda, ragazze!
Allora ragazzi, adesso stiamo facendo la premiazione di chi è stato scelto dai giudici, quindi il vincitore del contest in presenza. Però ricordatevi che fino alle 2 si può votare. Voi potete votare fino alle 2. Voi da casa potete votare fino alle 2, perché ricordatevi che siamo in diretta con Animal TV. Quindi dopo le 2, 2.10, 2.5, quando avremo un responso dei voti online, ci sarà un'altra premiazione. Vi aspettiamo tutti per un'altra premiazione, sì. E vedremo cosa e succede. E poi soprattutto poi per Rindonore, il classico, in cui vedremo comunque chi sarà il vincitore assoluto di questa Insubria Winnet Circuit 2024. E quello sarà, vabbè, noi qua siamo per divertirci. Quella è una cosa un po' più seria, però effettivamente sarà molto bello da vedere. Per cui non vi allontanate, rimanete. E ci vediamo fra poco. L'ultimo applauso me lo fate? No. Ok, grazie mille. Dopo verrò a importunarvi di nuovo.